Giorno di allenamento e le prime impressioni del nostro coach qui alla piscina, dove nel pomeriggio c'è stata anche questa seduta in acqua. Sara, innanzitutto ben tornata dal Bese. E allora spiegaci un po' che cosa farete in questi giorni di preparazione innanzitutto. Cercheremo di creare una base su cui poi sviluppare il lavoro e poter avere la possibilità di caricare maggiormente sulle articolazioni, quindi all'inizio si crea una base di forza, mobilità articolare, in modo che poi le ragazze possano lavorare agevolmente quando si andrà con la palla in palestra. Quindi avrete allenamenti, pesi, giusto? Pesi, sì. Parte tecnica, parte Sara, tecnica. La piscina e anche il beach sulla, sì, sabbia. Sulla sabbia. Anche questo serve per rafforzare, sì, giusto, sì, le articolazioni. Diciamo che aiuta soprattutto il primo periodo quando si comincia a saltare, in modo che gli urti non siano così pesanti per le ragazze, perché la sabbia ammortizza molto. Quindi prima di saltare in palestra e creare delle problematiche magari di sovraccarico, si comincia col beach, che ha delle capacità di assorbimento del salto migliori del Dara. Ti chiedo come hai visto, come hai accolto questa mattina, è stata la prima giornata, le tue ragazze, sono tutte ragazze molto giovani, sì, e direi anche ho visto estremamente motivate, con voglia, con tanta determinazione. Quello che tu cercavi? Sì. Quello che cercavo era voglia di lavorare, di mettersi in gioco, di creare qualcosa in modo che sia una base anche per i prossimi anni. E queste ragazze hanno una giovane età, hanno una determinazione, però per ora dimostrano una determinazione, una volontà di fare bene. E mi sembra che abbiano capito che passi attraverso il lavoro. Quindi oggi hanno lavorato molto bene, con intensità, con concentrazione, infatti mi aspettavo un po' più di cacciara, diciamo, invece sono state molto disciplinate. Beh, quindi un buon impatto, Sara. Sì, sì, buonissimo come impatto. Poi è il primo giorno, il primo allenamento, vedremo i successivi come andranno, però per ora sono contenta perché dimostrano di avere anche una bella testa. Buon lavoro e allora a presto, grazie Sara, coach, in bocca Ciao. Al lupo.